Ah, parliamo un po' dei giovani, che sono quelli a cui stiamo lasciando un pianeta piuttosto mal ridotto, e per questo i giovani protestano, protestano, hanno iniziato con il movimento dei Friday for Future, che nascono un po' dall'attivismo di Greta Thunberg, ma poi si sono auto-organizzati e continuano a chiedere un mondo più pulito. Tra poco ne incontreremo alcuni, vediamo che cosa hanno fatto per esempio in una città come Pesaro. Ci spostiamo nelle Marche. Grazie Cristina. Sono gli attivisti di Fridays for Future. Hanno scelto una piazza alberata nel centro di Pesaro come luogo simbolico per la loro protesta. Sullo sfondo i danni dell'alluvione del settembre 2022 e del maggio 2023. Abbiamo scelto comunque di continuare a organizzare queste giornate per non dimenticare quelle che sono state le grandi alluvioni, i grandi problemi che ha avuto la nostra zona e che probabilmente continueranno a esistere. Qualcuno è arrivato dalla vicina Romagna, come Alessandro, 15 anni, e una passione per la partecipazione attiva. Jeff Bezos, che gioca a fare l'ecologista, con il viaggio nello spazio personale che si è fatto poco più di un anno e mezzo fa, ha inquinato come 1 miliardo di poveri, non riesce a fare neanche in tutta la vita. Penso che sia ancora importante incontrarsi in piazza e penso che molti giovani riconoscano questa importanza. Gli strumenti digitali sono naturalmente utilissimi anche per incontrarsi proprio in piazza, ma la militanza attiva sul territorio è la cosa migliore che si possa fare. C'è anche l'Arcigay Agora di Pesaro. Siamo entrati nell'era dell'ebollizione globale. Abbiamo saputo storie durante le alluvioni che ci sono state di persone appartenenti alla comunità LGBT che hanno perso tutto come chiunque altro, ma quel tutto avevano faticato 3 volte, 4 volte per conquistarselo, perché magari l'appartamento della persona che non glielo vuol dare perché è gay. Stanno ai margini a guardare i grandi, da Legambiente al sindacato dei pensionati, danno il loro contributo prendendo la parola, ma soprattutto tutto ascoltano e sperano nelle nuove generazioni. Per noi è veramente un obiettivo, è il futuro, vedere i bambini e i ragazzi, gli adolescenti che si spostano su questi temi. Loro ci hanno insegnato che questo mondo è cambiato. Abbiamo visto le manifestazioni dei giovani pesaresi, torniamo a parlare con i giovani torinesi. Qui troviamo Irene e Tommaso che fanno parte di questo movimento, abbiamo appena visto a Pesaro, Fridays for Future. Voi siete tutti figli di Greta Thunberg, Irene. Più o meno, cioè, diciamo che abbiamo molte somiglianze con lei, ad esempio io lei abbiamo solo una settimana di distanza di nascita, ha detto che con Greta lei ha iniziato manifestando, ha fatto vedere al mondo che lei aveva delle paure per il suo futuro e tutte le persone che, comprese noi, abbiamo notato che non eravamo soli ad avere queste paure, ma le condividevamo, così ci siamo riuniti in questo gruppo di cui facciamo parte. Fridays for Future significa i venerdì per il futuro, perché voi avete iniziato come Greta il venerdì a fare sciopero, diciamo, a scuola. Intanto fateci vedere il locale che utilizzate per la vostra associazione per chiedere appunto un futuro diverso. Qui Tommaso, vediamo un po' di foto delle vostre manifestazioni, raccontaci un po'. Esatto, abbiamo deciso di appendere delle fotografie delle nostre manifestazioni per far rimanere, diciamo, indelebile il tracciato, quello che abbiamo provato a portare in piazza, dato che il nostro è un movimento di piazza. Tutto questo lo facciamo proprio per chiedere dei cambiamenti seri e concreti. Noi stiamo parlando in questa puntata di Cammina Italia di inquinamento atmosferico, però insomma il discorso è un po' più ampio. Irene, che cosa vi spaventa di questo futuro? Ci spaventa il modo in cui adesso noi stiamo andando avanti in questo sistema che viviamo, è un sistema che guarda solo ai profitti e non alle persone. Noi possiamo vedere anche qua a Torino come il livello di inquinamento abbia colpito le persone, come la città sia strutturata solo per le auto e non per le persone in sé. E quindi che noi invece chiediamo che le nostre città vengano strutturate a livello di persone e che vengano viste vivibili, quindi che dobbiamo cambiare un intero sistema. Che cosa significa, Tommaso? Come la vorreste la città? Una città probabilmente senza automobili sarebbe un sogno. Ma si limita a questo la vostra rivendicazione? Ovviamente no, ma sicuramente bisogna partire da qualcosa Cioè, e. tolte le automobili, rimane qualche altro problemino, Cioè, forse. certamente, sì. Forse è uno dei problemi più conosciuti, ma ovviamente l'obiettivo è poi quello di abbandonare il sistema che viene alimentato dal combustibile fossile
quindi cercando delle soluzioni alternative che sono già esistenti e bisogna quindi attuarle, e di fatto poi appunto provare a cambiare un qualcosa che ormai sta marcendo un po' per conto suo. Noi non abbiamo fatto nulla, stiamo solo evidenziando il problema. Tutta colpa nostra, insomma. Qui vediamo la bandiera Fridays for Future, quella che portate in giro nelle vostre iniziative. Questo spazio, che cos'è, Irene? Raccontacelo. Questa è la nostra prima sede in Italia di Fridays for Future. Abbiamo voluto aprire questa sede perché qua proiettiamo la società che noi vorremmo fosse all'esterno, una società che è equa, sia che non ci sia disparità di genere, una società aperta a tutte le persone possibili, che rispettiamo sia le persone, gli animali, ma anche rispettiamo il nostro pianeta, quindi seguiamo tutti i prodotti sostenibili. Ma voi siete veramente spaventati per il futuro che vi aspetta? Io personalmente lo sono molto. Da quando ho conosciuto Fridays, che ormai sono 2 anni che sono attivista, sono molto spaventata, però grazie a questo gruppo ho anche trovato più speranza, perché prima che devo essere l'unica ad avere queste preoccupazioni per il futuro, in CEQA ho trovato persone che mi aiutano a dare speranza, che riusciamo, sono insieme, riusciremo a cambiare questo sistema. Ce la farete a cambiarlo, Tommaso? Credo di sì. Sicuramente siamo già in ritardo, perché di fatto abbiamo superato quest'anno i 2 gradi di temperatura media rispetto a quello che ci si aspettava, per cui siamo sicuramente in ritardo, ma direi che le basi ci sono, dobbiamo solo concretizzare il tutto e cambiare veramente questo mondo. Quanto ci ritenete responsabili a noi generazioni passate di questa situazione? Sì, le altre vecchie generazioni magari si è sbagliato, però questo non risale solo alla generazione dei miei genitori, dei miei nonni, ma risale da quando abbiamo avuto la rivoluzione industriale, quindi non è che possiamo colpevolizzare e puntare il dito, anzi, secondo me, più che guardare al passato, dobbiamo guardare al presente e al futuro. E ci auguriamo che per voi un futuro sia sicuramente migliore del presente. Grazie Tommaso, grazie Irene, in bocca al lupo per tutti. Noi ci fermiamo qui, Cammina Italia torna tra 2 settimane, grazie per essere stati con noi e buon cammino a tutti.